Avete mai avuto modo di osservare i crateri della Luna con un binocolo? Se non lo avete mai fatto, vi consiglio assolutamente di provare. Ne rimarrete stupiti, così come ne rimase stupito Galileo Galilei più di 400 anni fa, quando li osservò per la prima volta con un cannocchiale che era molto meno potente dei nostri binocoli moderni. In questo video, oltre alla sua storia, troverete ispirazione e consigli per le vostre osservazioni future. Io sono Alessandra Raffaele, presidente dell'Associazione Ligure Astrofili Polaris e ho il piacere di presentarvi il relatore di questo video, Anna Bigatti. Anna è docente di matematica presso l'Università degli Studi di Genova, ma è anche un'appassionata ed esperta astrofila. Infatti è un socio fondatore della nostra associazione. Più di 25 anni fa, insieme ad alcuni amici, diede inizio alla bellissima avventura di Polaris. Anna è sempre stata appassionata di osservazioni celesti, possiede un telescopio e ha avuto modo nei suoi viaggi intorno al mondo di osservare il cielo in varie parti del nostro globo, dal cielo australe dell'Australia alle aurore boreali dei paesi nordici. Inoltre è una dei docenti del nostro corso base di astronomia che proponiamo tutti gli anni e vi stupirà per la sua chiarezza espositiva. Sono giunta così al momento più piacevole degli astrococktail, almeno per me. Il brindisi con voi, con il quale vi do appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata. Vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri video comodamente sul nostro canale YouTube che si chiama Astrofili Polaris, a cui potete iscrivervi gratuitamente. Quindi, mi raccomando, moderatevi con il bere, ma esagerate sempre con l'astronomia. Cin cin. Benvenuti all'Astrococktail di questa sera. Il tema di oggi è il telescopio di Galileo. Noi sappiamo che Galileo è stato fondamentale con le sue osservazioni al telescopio per lo sviluppo della scienza, ma in che senso l'osservazione di Galileo è stata così importante? Noi adesso siamo abituati a conoscere tutto dello spazio. A scuola l'abbiamo studiato, abbiamo visto delle bellissime foto nei viaggi nello spazio, abbiamo visto le foto dell'uomo sulla Luna, le foto della superficie di Marte preso dalle sonde, le foto del Voyager che è andato ai confini del Sistema Solare fotografando questi bellissimi anelli di Saturno. Sappiamo che ci sono degli astronauti che girano intorno alle nostre teste a bordo della stazione spaziale facendo esperimenti. Quindi siamo abituati a sapere più o meno come è fatto il Sistema Solare. Ma non solo grazie alle foto bellissime delle sonde della NASA, ma anche dei soci di Polaris che hanno fatto queste foto stupende della superficie del Sole, delle sue protuberanze. L'ammasso delle Pleiadi con la nebulosità che le circonda, le galassie M81 e M82 con i loro colori e che rispecchiano la forma della nostra galassia. Noi sappiamo veramente tanto dell'universo. Ma che cosa si sapeva ai tempi di Galileo? Perché Galileo ha fatto una svolta nella storia dell'astronomia? Per farvi capire questa cosa, vi porto a fare un viaggio nel tempo. Quindi vi carico sulla mia macchina del tempo e vi porto all'Università di Padova il 16 febbraio del 1610. Siamo nel cortile dell'Università di Padova, stiamo passeggiando insieme a tanta altra gente e sentiamo un gruppetto di studenti e di studiosi che parlano delle teorie astronomiche note a quel tempo. A quel tempo il sistema più in voga era il sistema tolemaico, che prevedeva la Terra al centro dell'universo e i pianeti che le giravano intorno. Tolomeo ha descritto in modo molto preciso questi movimenti. E questa è la cosa fondamentale che adesso tendiamo a dimenticare. Cioè, quando diciamo che Tolomeo diceva che la Terra era al centro dell'universo,
lo diceva portando delle descrizioni molto molto dettagliate su quali erano i moti dei pianeti, perché l'interesse di Tolomeo era quello di seguire il movimento dei pianeti nel cielo e quindi li calcolava in modo molto preciso. Infatti il suo libro, originariamente scritto in greco, si chiamava Trattato Matematico e poi è stato tradotto in arabo e l'hanno chiamato Almagesto, che è il nome con cui lo conosciamo tuttora, che vuol dire grandissimo, perché era un favoloso trattato di astronomia. Ho sfogliato le pagine di questo libro, si trova la traduzione latina su internet, scaricabile gratuitamente, e ho trovato per esempio nella parte dove fa il catalogo stellare questa bella descrizione delle stelle che appartengono alla costellazione di Orione con le diverse magnitudini e elenca anche la nebulosa di Orione. Un altro sistema che era molto in voga, era una cinquantina di anni prima, è quella di la visione di Niccolò Copernico. Ma anche qui non è una visione qualitativa, descrittiva, dove Copernico diceva secondo me è il Sole e sono i pianeti che girano intorno al Sole, e il Sole a stare fermo al centro dell'universo. È di nuovo un trattato matematico, quindi la differenza che in realtà veniva percepita sul sistema copernicano e il sistema tolemaico era quello di quale tipo di matematica era necessario per fare i conti in un metodo o nell'altro. Vediamo qua, vi ho riportato una pagina del libro di Copernico, anche questo si riesce a trovare su internet e si può scaricare. Quindi il punto era qual era la visione matematica che permetteva di fare i calcoli nel modo più preciso o più semplice. Quindi il fatto di prevedere che il Sole è al centro del sistema solare permetteva di impostare il calcolo in un modo concettualmente più semplice, rendendo indipendenti i moti dei pianeti uno rispetto all'altro, cosa che invece nel sistema tolemaico era una combinazione unica. Dal punto di vista del conto finale, naturalmente poi era la stessa cosa, perché la posizione del pianeta era prevista in un modo esatto sia da un sistema che dall'altro. Era più un concetto di come si imposta il calcolo. Un altro sistema, che era invece molto più recente del 1588, è stato descritto da Tycho Brahe, che ha cercato di combinare insieme il buono di uno e dell'altro sistema. Tycho Brahe aveva capito che il movimento intorno al Sole semplificava i conti, ma Tycho Brahe era anche un bravissimo osservatore, aveva un osservatorio astronomico visuale, perché i telescopi non c'erano ancora, che era a livello di quello che potrebbe essere il budget della NASA di adesso. Quindi era un grande osservatore, faceva delle misure strepitose considerate gli strumenti che aveva a disposizione. E aveva dedotto che la Terra doveva essere al centro dell'universo, perché se fosse stata la Terra a girare intorno al Sole, avremmo dovuto vedere un effetto di parallasse rispetto alle stelle fisse, alle stelle lontane. Quindi ha sbagliato? No, non ha sbagliato, perché a quei tempi non era possibile, con gli strumenti che non aveva i telescopi a disposizione, non era possibile poter osservare questo cambio, questa parallasse che dimostra che la Terra si muove intorno al Sole.
abbandoniamo questi discorsi che sono un po' troppo matematici e andiamo a casa di Galileo. Galileo insegnava matematica a Padova. E, oltre a insegnare matematica, aveva anche un laboratorio dove costruiva strumenti scientifici, un po' per le sue ricerche, un po' per arrotondare lo stipendio. Aveva recentemente costruito un telescopio. Galileo non ha inventato il telescopio, Galileo ha sentito parlare del telescopio che era stato costruito nel 1608-1609 in Olanda e decide di farne uno anche lui. Quindi si mette a studiare come doveva essere fatto questo strumento, si mette a migliorare questo strumento ottenendo questo telescopio, che questa è una riproduzione che si trova all'osservatorio, al Museo di Milano, che arrivava a fare 30 ingrandimenti. E una cosa curiosa per gli astrofili è notare che aveva messo questo diaframma per evitare l'aberrazione cromatica della lente. Quindi già la lente era molto piccola perché era intorno ai 5 cm, ma in più l'aveva diaframmata per togliere quegli sbaffi luminosi che vediamo anche in binocoli di basso costo. Galileo vede che noi siamo interessati a quello che sta facendo, ci invita nel suo laboratorio per raccontarci delle favolose scoperte che ha fatto con questo suo telescopio. Ci racconta e dice: sto scrivendo un libro e ti faccio vedere i miei disegni. Ci racconta che questo è lo schema del suo telescopio. Quindi questo è il telescopio, guardando attraverso il telescopio noi vediamo questo oggetto HI, questa zona di cielo HI, ma la vediamo ingrandita grazie alle lenti, la vediamo come se fosse FG, come se fosse più grande di quello che è in realtà. Ed ecco che con questo strumento, che appunto era una versione in effetti di minore qualità, ma era già diffusa e conosciuta, e soprattutto si capivano l'utilità nell'ambito militare di uno strumento di questo genere, poter vedere lontano e ingrandito, Galileo è stato il primo che ha pensato di prendere questo strumento e guardare il cielo. Ecco qui che allora ci racconta che ha fatto queste osservazioni favolose che sta per scrivere in questo libricino che vuole pubblicare molto molto velocemente. In questo libricino ci fa vedere i suoi appunti e ci racconta che quando guardiamo la Luna ad occhio nudo vediamo queste macchie, e queste le vedevano anche gli antichi. E infatti dice: queste macchie, alquanto scure e abbastanza ampie, a ognuno visibili, furono scorte in ogni tempo. E anche noi siamo abituati a vedere che la Luna non è perfettamente bianca. Ma altre macchie minori, così frequenti da coprire l'intera superficie lunare, soprattutto la parte più luminosa, queste non furono viste da altri prima di noi. Cosa sono queste macchie di cui parla Galileo? Ecco qua che cosa sono queste macchie minori e così frequenti, sono le ombre e le luci dei monti e dei crateri della Luna. In realtà Galileo non ha visto questo. Galileo ci fa vedere il suo disegno molto orgogliosamente, che è questo qui. Cioè, Galileo aveva a disposizione uno strumento sì che faceva 30 ingrandimenti, ma aveva un potere risolutivo molto basso. Cioè, ingrandiva molto, ma era molto confuso, sfumato. Allora, quando noi pensiamo al telescopio di Galileo, chissà che cosa avrà visto Galileo, pensiamo a questa cosa. Noi in casa abbiamo molto probabilmente un binocolo come questo. Con un binocolo come questo noi abbiamo un potere risolutivo migliore di quello che aveva Galileo ai suoi tempi. Quindi
noi con la stessa emozione possiamo vedere le cose che ha visto Galileo con il suo telescopio usando il nostro binocolo. A me piace moltissimo l'osservazione al binocolo e penso che sia uno dei modi migliori di osservare il cielo. Quindi più o meno quello che Galileo ha visto è una cosa di questo genere, cioè vedeva i bordi frastagliati tra la parte illuminata e la parte scura della Luna, perché come noi diciamo quando facciamo osservazione della Luna, non è bello osservare la Luna quando è piena, perché la vediamo piatta, è bello osservarla quando è al primo quarto, perché si vede bene la differenza tra la parte luminosa e quella scura e si vedono bene le ombre che ci fanno esaltare la forma dei crateri. Questa foto in realtà rappresenta un'altra cosa di cui Galileo ci vuole parlare. Questa foto, che è una foto moderna naturalmente, rappresenta un altro aspetto, che è l'aspetto della luce cinerea della Luna, cioè questa parte scura della Luna in realtà la riusciamo a vedere piuttosto bene. E era un mistero allora di che cosa potesse essere questa cosa, perché ritornando un attimo indietro, quando abbiamo parlato del sistema copernicano e del sistema tolemaico, abbiamo capito che era tutta la matematica del calcolo della posizione dei pianeti. E sappiamo che anche i popoli antichissimi riuscivano a prevedere le eclissi, a costruirsi i calendari. Quindi il cielo rappresentava un aspetto di perfezione dove il calcolo poteva essere fatto in modo molto preciso, con previsioni molto lontane, mentre sappiamo già anche adesso che le previsioni del tempo non ci possiamo fidare neanche tanto. Quindi i movimenti nel cielo avevano qualcosa di divino per questa loro perfezione e prevedibilità che nella Terra non c'è. Quindi, tornando indietro, tornando a questo discorso, la Luna era vista come questo oggetto divino e perfetto. Quindi, che cosa era questa luminosità che si vede quando la Luna è in una fase molto vicino alla Luna nuova, in cui abbiamo una falce molto molto stretta? Questa luminosità. E Galileo dice: questo mirabile candore ha suscitato non piccola meraviglia tra i filosofi. E per mostrarne la causa, chi propose una soluzione e chi un'altra. E allora ci dice: qualcuno dice che questa luce viene dal sole, perché la luna fatta di una specie di materiale cristallino e la luce del sole attraversa tutta la luna nella sua profondità e illumina quindi l'altra faccia come una biglia di marmo. Quindi dice, c'è chi dice che viene dal sole, che con i suoi raggi penetrerebbe la solidità della luna profondamente. Oppure c'è chi dice che viene da Venere e ci dice è tanto puerile asserire che quella luce venga da Venere che non merita confutazione. Però naturalmente, visto che Galileo è molto preciso, spiega per bene anche che non può veramente essere da Venere. Questo lo scrive tutto nel suo libricino, Il Sidereo Sunjus. E dà alla fine la sua spiegazione, ci spiega che cosa è secondo lui. Lui dice, ecco, giustamente la Terra grata rende alla Luna luce pari a quella che essa stessa riceve dalla Luna nelle tenebre più profonde della notte. Cioè, quando la Luna è piena nella notte, ci illumina. E se voi fate caso, o quando andiamo a fare osservazione, o quando siete in montagna e c'è la Luna piena, e camminate fuori al buio senza nessuna luce artificiale, vi rendete conto che la luce della luna piena è veramente potente. Allo stesso modo, la luce riflessa dalla Terra verso la Luna è altrettanto potente, al punto da illuminare la faccia della Luna che è di notte.
Quindi questa luce che noi vediamo e che si vede appunto nei momenti in cui la Luna è molto vicina alla Luna nuova, per cui la Terra è al massimo della riflessione verso la Luna, non mi ricordo più come ho iniziato questa frase, vabbè, quello che importa è che questa è effettivamente la spiegazione della luce cinese della Luna. Fateci caso, perché è una luce molto molto bella. Se voi guardate la Luna quando è una falce piccolissima, vedrete che si scorge la Luna tutta intera illuminata dalla luce riflessa della Terra. Anche questo era un aspetto filosofico importante, perché si riteneva che gli oggetti del cielo fossero puri e perfetti, mentre la Terra fosse brutta, sporca, nera. Quindi il fatto che la Terra potesse essere talmente luminosa, talmente riflettente nei confronti della Luna, già questa era un'affermazione molto molto nuova, un'interpretazione molto diversa da quello che si conosceva a quei tempi. Un'altra cosa che ha visto Galileo col telescopio, e questo è veramente una grande dimostrazione di come è fatto il sistema solare, è l'osservazione del pianeta Venere. E dice, essendo vero che quando ella par grandissima si mostri di figura cornicolata, queste sono proprio le parole di Galileo, perché questo è tratto dal dialogo che è scritto in italiano da Galileo. Quindi quando appare grandissima si mostra di figura cornicolata, cioè a falce come la Luna. E quando appare piccolissima si vega rotonda perfettamente, come la Luna piena, diciamo. Sendo dico vere cotali apparenze, non veggo che si possa sfuggire di affermare tale stella raggirarsi in un cerchio intorno al Sole. Ecco qui che per la prima volta abbiamo la dimostrazione visiva del fatto che Venere si muove intorno al Sole, e si muove intorno al Sole in un cerchio che non comprende la Terra, quindi si muove proprio intorno al Sole e non intorno alla Terra. Questa è una scoperta molto grande che Galileo ha potuto osservare con i suoi occhi attraverso il telescopio. Ma, e qui Galileo si emoziona mentre ci racconta questo, ci dice, ma quel che di gran lunga supera ogni meraviglia è l'aver scoperto quattro astri erranti da nessuno prima di noi conosciuti né osservati. Che cosa ha visto Galileo? Galileo ha il suo telescopio, così come noi siamo in montagna, abbiamo il nostro binocolo, ci guardiamo la Luna, che è sempre bellissima, dopodiché iniziamo a guardarci in giro, a guardare tutto quello che troviamo nel cielo. Che cosa c'era in quei giorni? C'era Giove. Guarda Giove e nota che vicino a Giove, questa è una riproduzione di quello che lui ha disegnato nel libro, il 7 gennaio del 1610, da oriente verso occidente, vede che vicino a Giove ci sono tre stelline allineate perfettamente. E lui pensa, visto che lui fa delle misurazioni molto accurate, dice che fortuna, ho trovato queste stelline che sono così allineate bene a Giove, posso fare delle misurazioni sui movimenti di Giove precisissimi. Quindi è molto emozionato, il giorno dopo osserva Giove di nuovo. E cosa trova? Trova che queste stelline sono tutte dal lato occidentale. Ma questo non gli torna, perché allora vorrebbe dire che Giove si è spostato verso Oriente e questo non gli suona. Allora che cosa dice? Mi prendo nota delle posizioni e domani vedo che cosa succede. Domani è la nuvoletta dell'astrofilo, l'indomani è nuvoloso. Aspetta un altro giorno con pazienza, aspetta un altro giorno e le stelle si trovano dall'altra parte.
ecco che inizia a pensare che qua c'è qualcosa di strano. Allora, tutte le sere si mette lì, prende nota e fa i disegni più preciso che può di come sono messi questi puntini vicino a Giove. Disegna e ci fa vedere plichi e plichi di fogli dove ha scritto tutte queste posizioni e dice: ieri, il 15 febbraio, sono stato alzato tutta la notte. E guarda un po', un'ora dopo il tramonto era così. 5 ore dopo il tramonto, una stellina non c'è più. 6 ore dopo il tramonto è spuntata dall'altra parte. E quindi ci dice: stabilì dunque e conclusi fuor d'ogni dubbio che in cielo v'erano stelle vaganti attorno a Giove, come Venere e Mercurio attorno al Sole. Ecco qual è la scoperta grandiosa di Galileo. Ecco perché Galileo, con il suo telescopio, ha dimostrato che la Terra non è al centro dell'universo, ma che ci sono pianeti e altri astri che girano intorno ad altri astri. Ho trovato questa mappa molto bella, questa è del 1660, dove vediamo effettivamente rappresentato questa nuova visione. Quindi non solo abbiamo che il Sole è al centro dell'universo conosciuto e abbiamo i pianeti che girano intorno al Sole e abbiamo qua la Terra e la Luna che gira intorno alla Terra, ma abbiamo qui Giove con i 4 satelliti medicei, perché Galileo li ha voluti dedicare ai medici. Ora molto spesso in realtà si chiamano satelliti galileiani. E ecco, quindi questa è la grande rivoluzione. Quindi il Sole è al centro del sistema solare, i pianeti girano in giro e intorno ai pianeti gira in giro delle altre cose. Quindi sicuramente è dimostrato che non è la Terra l'unico centro di movimento dell'universo. Ma adesso voglio riportarvi nello spirito di Galileo, della sua emozione dell'osservazione. Quindi, lasciando da parte l'importanza di questa sua scoperta, che la Terra si muove intorno al Sole, la Terra non è ferma come era previsto dal sistema ticoniano o dal sistema tolemaico. Ma ritorniamo all'emozione che Galileo ha provato quando ha visto la Luna attraverso il suo telescopio, perché questa è l'emozione che proviamo noi quando guardiamo la Luna attraverso il telescopio o semplicemente attraverso il binocolo. Ecco qui le parole di Galileo e vi lascio con queste parole: bellissima cosa e mirabilmente piacevole vedere il corpo della Luna, lontano da noi quasi 60 raggi terrestri, così da vicino, come ne distasse solo 2. Buona osservazione e cieli sereni a tutti. Ciao!